Perché non ho in mano la Red Special? Perché da questa chitarra è iniziato tutto. Gran parte dell'ispirazione per la Red Special è venuta da qui. Mi è stata regalata da mamma e papà, credo al mio 7° compleanno o giù di lì. All'epoca mi sembrava enorme. Ricordo di averla trovata a letto. Era la mattina del mio compleanno. Conoscevo già alcuni accordi grazie a mio padre che mi aveva insegnato a suonare l'ukulele. Volevo perciò mostrarvi da dove tutto ebbe inizio. Da una chitarra acustica senza pick-up. È così che erano le chitarre tradizionali fino a quando sono nato io. Ed è stato allora che le chitarre sono diventate elettrificate. Volevo quindi accompagnarvi in questo viaggio che si intraprende quando si inizia ad elettrificare una chitarra. Questo è il modo in cui ho sentito suonare per la prima volta una chitarra. Ho strimpellato per anni, ispirato da persone come Lonnie Donegan, e sono andato a vedere la storia di Tommy Steele che si sedeva sulla sua branda e cantava con la chitarra. Lonnie Donegan è stato il primo disco che ho comprato e faceva così. Rock on the line, it's just a mighty good road. Rock on the line, it's a road to run. Yeah, rock on the line, it's a mighty good road. If you won't run, you get to running like a bunny. Get to ticking at the station on a rock on the line. Woo, woo. Ok, così. Lonnie aveva una voce da sirena e strimpellava la chitarra in modo incredibilmente veloce e furioso. E per me è stata una grande ispirazione. Lo shuffle fu l'esplosione delle chitarre in Inghilterra. Tutti i ragazzi, compreso me, comprarono una chitarra e volevano partecipare al concerto. Avevi una chitarra acustica, un basso a T e qualcuno che suonava l'asse per lavare i panni. Se eri fortunato una batteria, ma la washboard era proprio per lo shuffle. Quindi è da lì che provengo e ho iniziato a imparare a strimpellare diversi accordi. Con 3 accordi è incredibile quello che si può fare. Molte canzoni ne hanno solo 3 e non sto parlando degli status quo, loro ne hanno di più. Come sapete, hanno trovato l'accordo perduto. Che succede elettrizzando la chitarra? Beh, io ho costruito un pick-up. Ho avvolto del filo intorno a dei magneti Eclipse che ho preso in un negozio di ferramenta. L'ho collegato all'ampli di mio padre con il quale registravo la musica. Mio padre ha fatto tutto. Mio padre è la ragione per cui sono qui a parlare con voi in tanti modi. Era un esperto in ogni genere di cose. Era un ingegnere elettronico, ma anche un grande artigiano. È stato in grado di insegnarmi a lavorare il metallo, a lavorare il legno e a mettere insieme ogni genere di cose. E, naturalmente, era un esperto di cablaggi, di tutta la parte elettronica. Ha costruito la nostra TV, la nostra radio, il nostro stereo, tutto. Assurdo. Quindi arrivò un momento in cui ci siamo detti, beh, sarebbe bello avere una chitarra elettrica invece di questa acustica. Ma non avevamo soldi, voglio dire, eravamo davvero poveri. Mia madre metteva monete per la benzina in un barattolo, in un altro per l'elettricità e a malapena riusciva ad arrivare a fine mese. Come potevamo costruirci una chitarra? Voglio dire, non potevamo permettercene una. Non potevamo permetterci una di quelle meravigliose Stratocaster che vedevo solo nelle riviste e nei Depliant. Andavo nei negozi e le vedevo appese al muro senza poterle toccare. E le Gibson, Les Paul, non potevamo permetterci nulla del genere. Non potevamo permetterci nemmeno le loro copie realizzate da brand tipo Hofner. C'era una Hofner Colorama, che è una specie di imitazione di una Stratocaster che avevano un paio di miei amici. C'era una Hofner Vutrera, una specie di imitazione della Stratocaster, che aveva un manico molto curvo, il che non aiutava molto. L'intonazione non potevamo permettercele, così ci siamo detti. Costruiamola noi e facciamola meglio di quanto possa fare chiunque altro, perché mio padre aveva questo atteggiamento che ho ereditato, tipo non fare nulla se non puoi farlo alla grande. Mio padre diceva sempre non fare niente se non sai farlo bene. Se vale la pena fare una cosa, falla bene. Quindi il mio motto è se vale la pena fare una cosa, falla esagerando. Ecco, questa è la filosofia regina. Sapete da dove viene? Ora metterò giù questa e vi mostrerò cosa succede quando la si elettrizza. Come ho detto, questa faceva un bel rumore collegato all'amplificatore di mio padre. Ma io ne volevo una vera. C'erano molte cose di una chitarra elettrica che dovevo avere.
Quindi questo è ciò che abbiamo realizzato. Questa è la Old Lady, questa è la Red Special, o come volete chiamarla. Io credo che questa chitarra sia una parte di me. È anche un grande collegamento con mio padre, perché ci abbiamo lavorato insieme per 2 anni nel piccolo laboratorio che ha costruito a casa mia. È un'estensione di me e posso suonare altre chitarre, ma non c'è una chitarra come questa al mondo, per alcune ragioni che vi mostrerò. Ho deciso che avrei preferito... La Stratocaster ha una forma esotica, è quasi una chitarra alla Salvador Dali, ma questa volta ho pensato, voglio che sia autentica. Così sono partito da una forma di chitarra, chitarra acustica, la forma tradizionale spagnola, e ho fatto i miei cutaways, questi sono molto importanti. Così l'ho realizzata con mio padre in questo piccolo laboratorio nel corso di un periodo di circa 2 anni. E nel tempo libero, la sera e il resto, andavamo lassù e lavoravamo insieme. All'inizio abbiamo provato molte cose. Provavamo a tendere delle corde su un pezzo di legno per vedere cosa succedeva. E poi abbiamo provato vari progetti di tremolo, perché i tremolo a quei tempi non erano ancora stati inventati. Questo è un tremolo che abbiamo progettato e che non abbiamo mai brevettato perché non ci interessava. Ma mentre il tremolo della Stratocaster era costituito essenzialmente da viti allentate e da alcune molle sul retro, questo è stato progettato da noi e la cordiera dondola su una lama di coltello ed è bilanciato da alcune molle di valvole da moto sul retro. Tutto è stato realizzato con vari pezzi. Questo è un portaborse della sella mia moto. Questo è un pezzo di uno dei ferri da maglia di mia madre affilato. Il manico è un pezzo di un camino centenario che avevamo in giro, ha 100 anni, quindi ora ne ha circa 300. E il corpo, tutte le sollecitazioni del body passano in questo grande pezzo di quercia che era duro come l'acciaio da lavorare, era un tavolo che avevamo in giro, tutti pezzi e cose che avrei trovato nei negozi di cianfrusaglie. Sono orgoglioso di questi dot perché li ho limati io stesso da dei bottoni che mia madre aveva in una sua scatola. È tutto autentico, con dei bei pezzi di madreperla. L'unica cosa che ho cambiato rispetto all'inizio sono i pick-up. Ho fatto i miei pick-up, gli stessi che ho messo su quella chitarra. Suonavano bene, ma avevano un problema. Quando si schiacciavano le note attraverso, si produceva un rumore di sfregamento che davvero non andava bene, non era utilizzabile. Così andai da Burns, che si trovava a St. Giles Circus, proprio in fondo alla strada, e chiesi, avete dei pick-up? E loro, sì, abbiamo questi per 3 guinee l'uno. Prendere o lasciare? Allora ho detto, li prendo. Quindi questa chitarra è costata 9 guinee, in realtà. E questi pick-up Burns sono stati molto, molto buoni. Li ho sfruttati bene. Hanno un suono particolare. Ci sono altre invenzioni su questa chitarra. Siamo riusciti a far funzionare il tremolo, quindi posso mostrarvelo. Forse vi farò vedere come funziona. Facciamo un po' di rumore. Allora, funziona. Il tremolo è un modo per cambiare l'intonazione e si possono fare molte cose. Si può fare una specie di movimento ondulatorio, come faceva Hank Marvin con gli Shadows, che mi ha influenzato molto e lo fa tuttora. Ecco la differenza tra questo, che è molto semplice, e questo, che ha una bella morbidezza, ammorbidisce tutto, aiuta anche se non è completamente intonato, lo farà suonare un po' più intonato di quanto non sia. È un ottimo trucco, quindi tendo a tenerlo per tutto il tempo. Si può fare a seconda dei gusti. L'altra cosa che può fare è fare il rumore dell'aereo, quindi fa anche questo tipo di cose. Cose che ovviamente viene voglia di fare spesso. È importante saper fare il rumore degli aerei. Questo è il tremolo e il progetto ha funzionato ed è tornato all'intonazione perché abbiamo affrontato il problema dell'attrito. È l'attrito che impedisce alle chitarre di tornare all'intonazione corretta. Così ho progettato questo piccolo gruppo di rulli qui che ruotano ogni volta che muovo il tremolo. Quindi non c'è attrito, anche qui non c'è quasi attrito perché passano direttamente e sono vincolati solo dal tasto 0 in verticale. Si tratta quindi di una chitarra priva di attrito e da allora molti costruttori l'hanno replicato. Quindi, ok, tra poco smetto di parlare, ma un'altra cosa che voglio dirvi. Cosa succede quando si elettrizza una chitarra? Beh, la rende rumorosa. E ciò era una peculiarità per le band a sala dell'epoca.
mi riferisco agli anni 20, 30 e 40, qualcuno come Django Reinhardt ha iniziato con l'acustica, ma siccome non suonava la ritmica ma solista, era difficile sentirlo. Così aggiunse un pick-up sulla sua chitarra, che lo rese uno strumento solista piuttosto che ritmico. Probabilmente avete sentito un po' di quella meravigliosa musica che ha fatto con Stefan Grappelli, l'Hot Club francese. Ma poi più tardi qualcuno come Les Paul, che era molto più incline all'elettronica, si spinse più in là e inserì l'uscita del pick-up in ogni sorta di ritardo ed effetti, di phasing e così via. L'accelerava e la rallentava, e la chitarra elettrica divenne, molto presto nella sua storia, qualcosa di piuttosto esotico, ben diversa da una chitarra acustica tradizionale. Così si inizia elettrificata e acusticamente si può sentire questo. Perché ho inserito alcune camere tonali, ma vi dirò perché l'ho fatto tra un minuto. Non appena si alza un po' il volume, il rumore, il suono viene trasferito in piccoli amplificatori, in questo caso in piccoli amplificatori qui. Quindi è lo stesso tipo di cosa, ma un po' più forte e con un po' più di mordente. Ma quando si inizia ad alzare il volume, l'intero carattere della chitarra inizia a cambiare. Così, invece di suonare un accordo così, come un'acustica amplificata, si alza il volume. Quindi la distorsione di ciò che si sta suonando fa cambiare il carattere, così inizia a suonare una sorta di rabbia, è così. La chitarra diventa un animale completamente diverso nel momento in cui lo si fa, ed è la distorsione dell'amplificatore che lo rende possibile. L'altra cosa che succede però è che la chitarra, invece di essere semplicemente strumento a percussione, normalmente la si colpisce e poi la corda si ferma. Diventa qualcosa che ha un sustain, quindi diventa quasi una voce. Quindi se riduco il volume, questa è una nota normale. Ma quando si alza il volume, per vari motivi, inizia a cantare, ed è quello che volevo. Volevo che la mia chitarra fosse una voce ispirata a James Burton, Hank Marvin e molti altri bluesmen e quelli che li hanno seguiti, come Eric Clapton e naturalmente Jimi Hendrix, che ha davvero trasformato la chitarra. Questo è il tipo di strumento che volevo. Da Jimi Hendrix in poi c'è anche un'altra fase. Se si alza molto il volume, si ottiene un feedback attraverso l'aria. Qualunque cosa succeda sulla corda viene amplificata e va in giro. Questi sono piccoli amplificatori, ma se lo fai con un muro di amplificatori avviene questo. È come se la chitarra avesse una voce propria. Parla spontaneamente, non sto colpendo nulla, sto solo lasciando che faccia da sola. È un'altra dimensione per la chitarra e mi piace molto. Si può passare dal fare i rumori di un aereo a fare rumori di balene e delfini. È davvero molto importante. Questa è la chitarra. L'altra cosa che volevo dirvi riguarda le camere tonali. È molto strano, perché tutte le chitarre elettriche solide che gli Shadows usavano, che Eric Clapton usava e che tutti usano ora, sono state tutte progettate con body in legno pieno, per eliminare il feedback. Perché cosa succedeva se si aveva una chitarra acustica e un microfono e si alzava il volume? In un concerto avrebbe fatto... faceva un orribile feedback ed era inutilizzabile, perché il corpo raccoglie tutte le vibrazioni dell'aria, quindi tutte queste chitarre elettriche, tranne le semiacustiche, erano progettate per evitare il feedback. Ma, ironia della sorte, erano proprio le chitarre che Jeff Beck, Jimi Hendrix e Jimmy Page usavano per ottenere il feedback. Le costringevano al feedback con amplificatori enormi dietro di loro. Io sostengo che questa sia la prima chitarra progettata per avere un feedback corretto, con le camere tonali intorno, e speravo che raccogliesse abbastanza le vibrazioni dell'aria per far vibrare le corde con sustain. E in un certo senso ha funzionato. Insomma, credo che sia stato in parte un buon progetto, ma in parte anche fortuna. Quindi, una volta ottenuto il suono elettrico,
probabilmente dovrei smettere di parlare e suonare un po', perché è quello che fa. Aggiungerò un... questo è il suono di un amplificatore normale ed è solo uno di questi. Si possono fare cose delicate. E con un buon amplificatore si può stare a metà tra questo, che è abbastanza pulito, e qualcosa che è distorto e suona arrabbiato e dà il tipo di mordente che si desidera. Così posso dosare tutto questo alzando semplicemente il volume, in questo modo. È possibile addolcire il suono, cosa che mi piace fare, con un pedale chorus. Stavo parlando del whammy o del tremolo, come viene chiamato, a volte viene chiamato whammy. Si possono addolcire le cose anche elettronicamente e io ho due amplificatori stereo rispetto al suono originale, che hanno un'intonazione leggermente modificata, ciclicamente in direzioni opposte. Così potete vedere, se inizio con uno e poi aggiungo gli altri due, vedrete che diventa bello e ampio, lo addolcisce e lo rende molto piacevole. Questo è un amplificatore normale. E con gli altri due suona come... Ho passato molto del mio tempo da bambino a strimpellare, come vi ho detto, e sentivo gente come James Burton, e anche Lonnie Donegan aveva un chitarrista elettrico che suonava note singole. Così ho sempre voluto suonare le note singole, come le chiamavo io. Suonare accordi è una cosa, ma le note singole sono il punto in cui trovi la tua voce. Questa chitarra mi ha dato la possibilità di farlo, questa chitarra mi ha dato la mia voce, e ci sono molti momenti in questo vecchio gruppo chiamato Queen che avevamo e abbiamo ancora, stranamente. Ricordo alcuni momenti, e ovviamente l'ho usata per tutte le registrazioni che abbiamo fatto, con la possibile eccezione di una piccola cosa folle in cui mi hanno convinto a usare una Telecaster, forse un paio di cose acustiche. Ma questa è la chitarra che ho sempre usato. Ricordo quando stavamo mixando We Are The Champions, avevo fatto una specie di contrappunto, se l'ascoltate su disco. Io suono un sacco di ritmo dietro la voce di Freddy, ma alla fine sono al suo fianco a fare quasi un duetto. Quando l'abbiamo mixata ho detto: stiamo attenti a non coprire la voce, e lui ha risposto: no, voglio che la chitarra sfidi la voce, voglio che la chitarra duetti con me, mi sfidi e lotti con me. Così alla fine di We Are The Champions sentirete che la chitarra e la voce si sfidano a vicenda per tutto il tempo. Così questa chitarra è diventata davvero una voce, è stato una specie di sogno che si è avverato. Altre cose che si possono fare con gli amplificatori non sono troppo assordanti, vero? Con questi due ho detto che possiamo mettere un delay. Si possono anche inserire diversi ritardi più lunghi. Io ho un sistema in cui ho un ritardo di circa mezzo secondo, tre quarti di secondo su un lato e poi il doppio sull'altro lato. In questo modo ottengo una sorta di effetto canonico. Così posso suonare una nota e questa tornerà indietro e tornerà di nuovo, e posso suonare insieme ad essa. È possibile farlo ritmicamente o costruire accordi. Vi mostrerò come suona. Possiamo farlo, Pete? Ecco cosa sta facendo. Io faccio... e fa così. Io faccio... È un dispositivo semplice, ma l'ho trovato molto stimolante nel corso degli anni, e si può fare di tutto, e vi mostrerò all'incirca quello che può fare. Facciamo qualcosa. Per cominciare, le balene. Mi piacciono le balene. Vai. Non so cosa fosse in realtà. Era una specie di concerto come regalo di compleanno per la chitarra. E per augurare a questa pubblicazione di iniziare il suo percorso,
Sarò lieto di rispondere a tutte le domande che vorrete porre, qualsiasi tipo di forma. C'è qualcuno? Praticamente ogni giorno. In qualche modo sì, la suono in ogni concerto che facciamo, la suono se voglio esercitarmi a casa. L'unica volta che non la suono è se lo ha Pete e siamo in città diverse, il che accade. Ma sì, la suono sempre. È buffo, quando sono andato in America per la prima volta. In America c'era un tizio di nome John Teven, che all'epoca era un giornalista di Rolling Stone, e mi disse: è incredibile quello che stai facendo. La chitarra è fantastica. L'ho incontrato in Inghilterra. Mi disse: quando vieni in America e vai in tournée, non portare la chitarra perché qualcuno la ruberà o succederà qualcosa. E io ho risposto: devo portare la chitarra perché è la mia voce, è parte di me. Quindi l'ho conosciuto bene, lo vedo spesso. L'ho visto l'anno scorso quando eravamo lì e mi ha detto: hai portato la chitarra? Sono arrivato, sì, ed è ancora qui. Quindi sì, sempre. Quante chitarre ho, non quante ne ha Roger. Roger sembra essere un collezionista di chitarre. Io non sono mai stato un collezionista di chitarre. Colleziono ogni sorta di altre cose, in particolare le schede stereo e tutto ciò che ha a che fare col 3D. Da bambino collezionavo ogni genere di cose, come i giocattoli di Star Wars. Ho ancora un'intera stanza di giocattoli di Star Wars. È una dipendenza terribile che ho dovuto abbandonare, ma ho circa 40 chitarre probabilmente che mi sono arrivate per vari motivi. Ho molti prototipi di chitarre perché ora ho un'azienda produttrice che si chiama società di produzione che chiamiamo Brian May Guitars. Un titolo molto originale. Non siamo esattamente Fender o Gibson, ma ne vendiamo, non so, qualche migliaio nel mondo. E sono prodotte in Corea da persone fantastiche che sono molto orgogliose di realizzarle. Quindi, in pratica, l'oggetto è là fuori. E di solito, quando viene realizzato un nuovo prototipo, me ne inviano un esemplare e a volte li conservo. Quindi, nei miei armadi al piano di sopra ci sono molti oggetti che assomigliano un po' a questo, ma non del tutto. Diversi colori e diverse disposizioni dei pick-up, tutti i tipi di tremoli diversi e così via. Quindi la maggior parte della roba ce l'ho, ma ho alcune cose che non ho resistito a comprare, come la strana Burns Hank Marvin, che è un bellissimo pezzo di kit con un fantastico pezzo di ferraglia qui sopra, che è il tremolo. E ha una cosa chiamata Wild Dog. Se si mette l'interruttore proprio qui si ottiene il Wild Dog. Posso fare il Wild Dog su questo? Volete il Wild Dog? Questa è un'altra innovazione. Su Fender, Gibson o su qualsiasi altro modello c'è un interruttore per i toni. C'è un controllo di volume e un controllo di tono, o quello che è. E di solito c'è un selettore che ha tre posizioni, o a volte cinque. Ma se si usa solo quell'interruttore a bilanciere, non si ottengono tutte le possibili combinazioni di tre pickup e tutti producono rumori molto diversi. Questo pickup, poiché si trova sotto la parte centrale della corda, produce un rumore piuttosto dolce. E posso mostrarvelo, è una sorta di suono morbido, lo chiamiamo il campo della tastiera, un suono molto dolce e delicato. Se passo a quello successivo si ottiene qualche armonica in più e inizia a diventare un po' più aspro. Questo in basso si trova proprio accanto al ponte, dove riceve tutte le alte frequenze, perché tutte le piccole onde che vanno in questo modo sulla corda e non in questo modo hanno molta ampiezza qui sotto, quindi questo è un suono piuttosto aspro di per sé. Sì. Quindi è già molto diverso. E quindi si possono ottenere toni molto diversi da questi, ma è di nuovo diverso se li usate insieme e si possono fare in più di un modo. Quindi questi due insieme, in fasi, raccolgono molte armoniche basse e hanno un suono molto piacevole e dolce, con una milagrata. Ma se li mettiamo fuori fase, le frequenze che hanno in comune si annullano, quindi la maggior parte delle basse frequenze viene cancellata e il suono diventa molto aspro. Quindi da questo a questo è una grande differenza. E tutte queste diverse combinazioni danno risultati diversi. Quindi il mio suono più randagio si ottiene mettendo questi due pick-up contro questo. Ed emette un suono che ha una sorta di... È
è molto diverso dall'averli tutti in fase, che è questa. È una grande differenza, vero? Sulla maggior parte delle chitarre non si ottiene questa variazione perché non hanno questo sistema di commutazione che è il mio. Posso fare questo. E se uso questo contro questo, prima di tutto credo di avervi mostrato la fase. Fuori fase così non è solo duro, può essere aspro in modo piacevole perché può accentuare le armoniche naturali della corda. Ecco cosa ho usato per questo piccolo pezzo. È un suono molto... dovrò usarlo un giorno. Un giorno dovrò usarlo. Ecco cos'è. È il mio cavallo di battaglia. Grazie. Amen. Beh, per essere una chitarra così datata e poco costosa, è in ottime condizioni. L'hai mai fatta sistemare? Greg si è preso cura di lei abbastanza bene. Ah, l'acustica. No. Lei ha passato momenti difficili. È stata in riabilitazione. È stata in una fase di riabilitazione molto dura, perché l'ho scambiata con un mio amico. Così quando l'ho scambiata di nuovo, un nostro buon amico di nome Andrew Guyton. Andrew è qui. Andrew è un liutaio fantastico e ha fatto delle copie meravigliose. Ha fatto delle copie fantastiche. L'ha presa e l'ha rifatta. È come nuova, è bellissima. Devo dire che l'uomo con cui l'ho scambiata si chiama Dave Dilloway. È stato un uomo molto gentile e alla fine mi ha detto: senti Brian, tu le stai usando più di me, quindi perché non le tieni entrambi? Prendile entrambe. L'abbiamo perso un paio di anni fa. Quindi Dave Dilloway, ti voglio bene. Cosa comprerei come acustica? Sì, ho un po' di acustiche, è una cosa molto personale. Tendo a non amare quelle costose. La mia preferita è una cosa chiamata Hummingbird, che ho comprato in Giappone molti anni fa. Non era poi così costosa, ma ha un calore e una cordialità che la rendono unica. Anche io suono l'acustica in modo diverso dalla maggior parte delle persone. Suono con le dita e se strimpello, lo faccio alla vecchia maniera. Ho imparato in modo diverso da come si suona oggi. La maggior parte delle persone suona con il plettro. E lo strumming diventa piuttosto difficile. Io suono sempre con le dita, quindi è uno stile diverso e credo di avere esigenze diverse. Ma la maggior parte delle persone comprerebbe una Martin, qualcosa di simile, o un'acustica Fender di fascia alta. Ci sono molte belle acustiche in giro, ma a me tendono a piacere le cose eccentriche. Voglio dire, questa mi piace ancora. Voglio dire, costava 7 guinee, che sono un sacco di soldi da sborsare per mia madre e mio padre, ma ancora suona ancora bene. Voglio dire, posso anche suonarci sopra da solista. L'ho incoraggiata ad avere un po' di ronzio, rendendo le corde piuttosto basse, ha un po' di sustain proprio. Avevo anche un modo per... Non aveva il tremolo, ma ho scoperto che se mettevo la mano qui sopra potevo farglielo fare. È così che ho imparato a capire cosa volevo da un tremolo. È una piccola chitarra deliziosa e, come ho detto, Andrew, hai fatto un lavoro favoloso nel restaurarla. Grazie, bellissima. Quindi, come artista, oltre a essere un musicista straordinario, hai anche un'incredibile conoscenza tecnica del suono e di tutto il resto. Pensi che questo sia importante per essere un grande chitarrista? Bisogna essere tecnici oltre che artisti. Beh, io sono una specie di vittoriano. E perché in epoca vittoriana non c'era distinzione tra arte e scienza? E tutti i grandi scienziati, da William Herschel a Isaac Newton stesso, tutti i grandi fotografi come Fox Talbot e Daguerre, erano tutti tecnici, scienziati e artisti, e non vedevano alcuna distinzione tra le due cose. Quindi io sono fatto così. Mi piace addentrarmi nell'aspetto tecnico, ma non mi viene in mente quando suono qualcosa. Ma penso che sia bello sapere cosa sta succedendo, è bello sapere come queste cose vibrano e cosa fanno per te. Come ultima domanda, dato che hai costruito la tua chitarra, c'è qualche brano che hai ascoltato che ti ha fatto pensare: non riesco a capire come abbiano potuto creare quel suono? C'è qualcosa che ho sentito e che mi ha fatto pensare: come hanno fatto? Sì, molte volte, un sacco di volte. Voglio dire,
Posso suonare le canzoni di Jimi Hendrix, ma non potrei mai suonare come lui, sai? Per me c'è una magia del tutto insondabile. Jimi Hendrix ha sempre questo effetto su di me. Ci sono molti grandi musicisti là fuori, sai, da Yngwie Malmsteen, che ha una tecnica incredibilmente veloce. C'è un ragazzo con cui ho appena suonato a Tenerife, che fa parte della band di Rick Wakeman, si chiama Dave Calhoun e ha una tecnica straordinaria. Lo conosci? Mi sono seduto a guardarlo e ho pensato: cavolo, stai facendo cose che io non sarei mai in grado di fare. Io faccio solo quello che faccio e sento. Non sono un grande tecnico, sono solo una persona che ha imparato a suonare come si sente. Questo è ciò che spero. Grazie per la domanda. Sì, è vero. Tuo padre era orgoglioso della chitarra una volta finita? Eh sì, lo era molto. Vorrei che fosse qui. Lo sarebbe ancora, di tutto. Sarebbe molto orgoglioso del libro. Lui mi aiutò a costruire la chitarra e disegnò gli itinerari dei nostri tour in Europa, in America, nel Sollevante e così via, e fece i grafici delle nostre posizioni in classifica nei dischi di tutto il mondo. Ma odiava il fatto che avessi rinunciato a quella che considerava la mia carriera e per circa un anno e mezzo non mi parlò quasi più, perché non riusciva a capacitarsi del fatto che tutta l'istruzione che avevo fatto, sai, l'università, era stato tutto buttato e io stavo per diventare una pop star. Gli ci volle molto tempo, ma alla fine, e questa storia è contenuta nel libro, ho portato mia madre e mio padre al Madison Square Garden, ci hanno visto fare tutto e li ho portati in hotel e ho detto: ordinate il servizio in camera. A fine serata lui disse: ok Brian, ho capito e vedo perché. Capisco perché l'hai fatto, quindi ci siamo stretti la mano, sai, perché mio padre era di un'altra generazione, non ci si abbracciava. Mi ha stretto la mano e guardandomi negli occhi mi ha detto: sì, ora ho capito. È stato bello per me, perché penso che a tutti noi piaccia essere ribelli e che dobbiamo ribellarci in certi momenti della nostra vita. E tutti i nostri figli si sono ribellati a noi, giusto? Ma si arriva a un punto in cui si ha bisogno, si desidera davvero l'approvazione dei genitori, credo. Non c'è più tempo? Credo che il tempo sia scaduto. Quindi grazie mille, godetevi il libro e godetevi tutti. Dio vi benedica.